La GSM Verona vince in casa del Luserna e resta in scia delle tre squadre capolista del campionato. La squadra del tecnico Renato Longega si impone per 3-0, partono subito all'attacco le campionesse d'Italia. Dall'altra parte la squadra di Tatiana Zorri ci prova da fuori senza creare problemi. Sulla punizione di Di Criscio prova la girata di testa Fuselli, per Serafino è normale amministrazione, ma il gioco era fermo per offside. Prova a crescere di intensità il Verona, dal limite Carissimi, Serafino blocca a terra. Pericolo per Luserna quando Silvia Fuselli ruba il tempo a Bosi, il capitano dell'Luserna rimedia allungando il pallone verso Serafino che poi rinvia svirgolando la palla. Gabbiadini prova a caricare la squadra, si libera in area, va alla conclusione che risulta centrale e non crea pericoli a Serafino. Il Verona passa al 30° con Ledri, errore della difesa dell'Luserna, la palla arriva comoda al limite dell'area dove la numero 3 Scaligera non può sbagliare di piatto destro, palla contro il palo e 1-0. Di là ci prova Trapani su punizione, forte ma centrale, Harrison blocca a terra. Che occasione per Gabbiadini quando parte palla al piede, si fa metà campo e da dentro l'area manda a lato incrociando troppo il tiro. Nel finale di tempo il Luserna ci prova ma l'intervallo è 1-0 Verona. Nella ripresa le ospiti hanno subito la grande occasione per chiudere la partita quando il direttore di gara concede un rigore all'ottavo minuto per un fallo di mano in mischia. Sul dischetto si presenta Melania Gabbiadini, Serafino sceglie il lato giusto e respinge per poi bloccare il rigore. Il Verona trova anche il raddoppio ancora sugli sviluppi di una palla inattiva, l'arbitro annulla per fuorigioco. Ancora Gabbiadini alla palla del raddoppio, conclusione a botta sicura che si stampa contro la traversa. Sfortunata la giocatrice del Verona. Al 36esimo la squadra di Longega raddoppia con Ramera. Ledri scende sulla fascia, mette al centro, velo geniale di Gabbiadini per Ramera che di piatto sigla il 2-0. Poco dopo è Pierone a chiamare in causa Serafino con un grande intervento, palla in angolo, sugli sviluppi del quale Carissimi gira al volo, Serafino ci mette la pezza ma non può nulla su Pierone che non può sbagliare. La GSM Verona vince 3-0 in casa del Luserna. Sì, oggi è stata un po' una partita strana e a di là che a me non entrava, neanche a Meli, neanche a Silvia, un po' a tutte non entrava sta palla, però fortunatamente abbiamo fatto questi tre gol che ci servivano, questi tre punti, potevamo vincere pure 1-0 per dare un po' di morale e tutto alla squadra.